Bibbia ci mette davanti allo strano caso del profeta Giona. È uno strano caso perché solitamente quando pensiamo ai protagonisti della Bibbia li pensiamo sempre come persone a cui guardare. Molto spesso noi non conosciamo veramente la parola di Dio perché non ci accorgiamo che il Signore, per insegnarci qualcosa di vero, di buono, di giusto, non affida quasi mai la predicazione di una cosa vera, buona e giusta a persone che hanno vite credibili. Molto spesso sono personaggi sbagliati, contraddittori, persone che si portano addosso la loro umanità, la loro storia, i loro errori. Sono persone che mostrano innanzitutto la loro miseria e nonostante questo il Signore ci parla attraverso di loro. Ecco perché guardare il profeta Giona significa innanzitutto scontrarsi con lo scandalo di un uomo che non vuole fare la volontà di Dio, che in prima istanza, ascoltando Dio che gli chiede di fare qualcosa, lui che è profeta, lui che passerà alla storia come uno dei profeti, la sua storia sarà raccolta in questo grande libro della Bibbia, lui non è un buon esempio. Davanti alla parola di Dio quest'uomo scappa, va dall'altra parte del mondo. Eppure il Signore gli aveva chiesto semplicemente di prestare la sua voce a una parola di conversione. Doveva convertire degli uomini che si incamminavano per una strada di infelicità. Doveva convertire degli uomini che stavano per rimanere in ostaggio della morte. Questo convertitore convertito che è Giona è uno stranissimo caso. Eppure questo personaggio ci introduce a capire che cos'è la conversione, proprio perché fa fatica lui in prima persona. E credo che sia una buona notizia per ciascuno di noi, perché noi che diciamo di essere credenti e che diciamo che dovremmo evangelizzare, parlare del Vangelo, raccontare Gesù Cristo, molto spesso ad alta voce non riusciamo a far questo, perché guardando la nostra vita ci accorgiamo che è completamente in dissonanza con quello che crediamo e con quello che vogliamo annunciare agli altri. A volte è la nostra miseria che ci riduce al silenzio, perché non siamo coerenti, perché siamo incoerenti, perché siamo esattamente il contrario di quello che crediamo. Ma questa è la buona notizia. Essere credenti non significa partire già da una situazione di perfezione. Essere credenti significa far pace innanzitutto con quell'egoismo che abita dentro ciascuno di noi, con una parte di noi che deve ancora convertirsi, che deve ancora cambiare, che deve ancora imparare che cos'è quello che Dio ha consegnato a ciascuno di noi. Allora, non possiamo entrare nel cuore del tema di questa sera senza fermarci per un istante a comprendere che questo profeta che deve annunciare una grande conversione, innanzitutto ha dovuto fare lui l'esperienza di convertirsi. Sapete, la vita di ciascuno di noi si poggia su alcune convinzioni, anche se noi diciamo di non credere in nulla, anche se possiamo prendere le distanze dai grandi ideali, dai grandi valori. In realtà non c'è cosa che facciamo dentro la nostra vita che non parta da alcune convinzioni. Se volete capire chi siete davvero, dovete fermarvi per un istante e dire quali sono le convinzioni che guidano la mia vita. Ad esempio, una persona può essere convinta di non essere una bella persona, può essere convinta che non è degna di amore, può essere convinta di essere sbagliata, e vive la sua vita in conseguenza a questa convinzione. Sono le nostre convinzioni la materia della conversione. Tante volte quando noi pensiamo al fatto che dovremmo convertirci, pensiamo subito al fare delle cose diverse, non fare più il male, comportarci in un certo modo, ma la vita delle persone cambia, non quando tu ti sforzi di non fare più il male, di comportarti bene. Certe volte quando una persona si sforza di vivere così, finge. Se tu vuoi cambiare la tua vita, devi cambiare le tue convinzioni di fondo. E per cambiare le tue convinzioni di fondo, le devi innanzitutto individuare, devi dirle ad alta voce, devi rivelarle. E c'è una convinzione di fondo che abita molto spesso nel cuore di tutti noi,
che è quella di credere che la volontà di Dio in realtà, scusate il termine, è una fregatura. Abbiamo sempre molta paura di dire al Signore sia fatta la tua volontà, perché siamo convinti che la volontà di Dio è contro di noi e viviamo difendendoci da questa volontà di Dio. Abbiamo sempre molto timore ad affidarci al Signore e a dire facciamo come dici tu e non come dico io, perché di fondo ci siamo convinti che la nostra felicità va per un verso, mentre la volontà di Dio è una strada contro la nostra felicità. È quello che convince anche Giona a scappare dall'altra parte del mondo. Dio gli dice una cosa e lui pensa che questa cosa non gli convenga, che questa cosa sia contro di lui, e scappa da questa volontà di Dio. Io penso che come cristiani dovremmo tornare a riconciliarci con questo grande tema della volontà di Dio. Quando fermiamo la nostra vita e quando non sappiamo dove andare, non sappiamo qual è la cosa giusta da fare, non dovremmo avere paura di dire al Signore sia fatta la tua volontà, perché dovremmo essere convinti che la volontà di Dio è l'unica cosa che può renderci felici, l'unica cosa che può realizzare la nostra vita. E finché noi non arriviamo a questa consapevolezza, sapete, vestiamo due panni, diventiamo due grandi personaggi, diventiamo o coloro che si difendono da questa volontà di Dio o coloro che cercano di gestire Dio. Allora magari andiamo a messa la domenica, preghiamo, cerchiamo di vivere una vita cristiana, ma per imbonire Dio, per tenerlo sotto controllo. In entrambi i casi abbiamo una diffidenza profondissima nei suoi confronti e nei confronti della sua volontà. Sarebbe molto bello se nel cuore della Quaresima che stiamo vivendo domandassimo al Signore questa grazia immensa di cambiare questa convinzione di fondo. La grazia immensa di capire che soltanto quando ci consegniamo alla sua volontà capiamo davvero qual è la nostra strada. Che finché ci mettiamo in lotta con Lui, è un po' come se ci mettessimo in lotta con il desiderio più profondo che può realizzare la nostra vita, e molto spesso noi ci mettiamo contro questa volontà, contro questo desiderio profondo che abita il nostro cuore, perché abbiamo paura, perché pensiamo che non sia possibile che questa cosa si possa realizzare dentro la nostra vita, perché pensiamo che Dio abbia bisogno di toglierci qualcosa. Ma Dio non ha bisogno di nulla, non ha bisogno di toglierci nulla. Non ha bisogno che la nostra vita sia monca, sia tagliata, sia sminuita. Dio non ha bisogno del nostro masochismo, della nostra cieca sofferenza, della nostra fatica, dei nostri sacrifici. Dio non ha bisogno di nulla. Quando ci presenteremo davanti a Lui, diceva un grande teologo, l'unica domanda che Dio ci farà sarà questa: sei stato felice? E come risponderemo a questa domanda? Se abbiamo passato tutta la nostra vita cercando di difenderci da Lui, se abbiamo passato tutta la nostra vita in ostaggio della paura, se abbiamo passato tutta la nostra vita cercando di compiacerlo per non turbarlo, mi viene alla mente, come viene alla mente a me in questo momento, la storia del Padre Misericordioso, questa parabola che Gesù racconta. Quando raccontiamo questa storia, quando ascoltiamo Gesù che racconta questa parabola di misericordia, la cosa che ci colpisce è che tutti noi fissiamo subito il nostro sguardo sul figlio minore. Effettivamente quella storia è piena innanzitutto della storia di questo figlio minore. Uno che tratta il padre come un bancomat, svaligia il padre, prende i soldi del padre, si allontana da casa, lo tratta come un morto, spende questi soldi in divertimenti, amici, feste, prostitute, finché non arriva il momento in cui finisce questi soldi e la sua vita diventa una vita che invidia i maiali. Toccando il fondo di questa vita, questo figlio si rimette in piedi, torna a casa, si prepara dentro di lui un pentimento che ancora non è un pentimento sincero, perché è un uomo disperato adesso, un uomo che ha fame, un uomo che torna a casa perché ha finito i soldi, eppure tornando a casa non trova quello che lui si aspetta, non trova la punizione, non trova il giudizio, ma trova quello che l'Evangelista Luca descrive così: lo vide quando ancora era lontano, il
corse incontro, lo abbracciò, lo baciò. Tutto l'alfabeto della misericordia a cui noi non siamo abituati. Bene, quando noi raccontiamo questa storia, innanzitutto il nostro immaginario è pieno della storia di questo figlio minore. Ma la maggior parte di noi non è raccontata nella storia del figlio minore, ma nel figlio maggiore, quello che di casa non se n'è andato, quello che in chiesa ha continuato ad andarci, quello che è rimasto dentro le regole, quello che si è sforzato di fare quello che è giusto fare, quello che ha fatto il proprio dovere, quello che ha fatto tutto quanto doveva fare, ma fondamentalmente vive una profondissima frustrazione. È la frustrazione di chi invidia la vita degli altri, perché dice: io sono rimasto sempre in casa con te, ho fatto sempre quello che mi hai chiesto, sono stato sempre alle regole, ho fatto il mio dovere e tu non hai mai fatto una festa per me. Ora, questo tuo figlio invece, che ha consumato tutto con le prostitute, per lui hai fatto una festa. Sapete quando ci accorgiamo di essere il figlio maggiore? Quando passiamo troppo tempo della nostra vita a spiare la vita degli altri, a invidiare la vita degli altri, a guardare la vita degli altri e a sentire crescere dentro di noi una sorta di risentimento. Ma qual è il grande fraintendimento del figlio maggiore, della parabola del padre misericordioso? Il grande fraintendimento è quello di aver pensato la sua relazione col padre come semplicemente la relazione con un dovere, la relazione con lo stare alle regole, la relazione con uno che a furia di sacrifici può guadagnarsi l'amore di questo padre. Sapete quante volte anche noi viviamo così nei confronti di Dio? Pensiamo che le nostre pratiche religiose, che le nostre preghiere, che il nostro essere anche qui questa sera serva a convincere Dio che noi siamo degni di amore. E questa è la più grande eresia per noi cristiani, perché l'amore è una cosa che ci precede. La parola di Dio ci dice che Egli ci ha amati per primi. C'è qualcosa che precede anche le nostre scelte, la nostra libertà, è l'esperienza del suo amore. Finché tu non fai l'esperienza di questo amore, ti rapporti a Dio come se dovessi guadagnarti l'amore, come se dovessi meritarti l'amore. Allora ti fidi di questo Dio, perché non è un padre, ma è un padrone da compiacere. E se tu non capisci che lui è un padre, ma un padrone da compiacere, non ti viene spontaneo dire: sia fatta la tua volontà. Incontrare Cristo dentro la nostra vita significa innanzitutto non dire: io credo che Dio esista. Incontrare Cristo dentro la nostra vita significa fare l'esperienza del Padre, fare l'esperienza di un amore che può cambiare la nostra vita, perché ci fa scoprire a un certo punto che non dobbiamo guadagnarci l'amore e che possiamo abbandonare la paura difensiva, che possiamo invece vivere una vita consegnandoci a questa volontà di Dio. Sia fatta la tua volontà, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Forse dovremmo rubare questo pezzettino del Padre nostro e lasciare che questa piccola giaculatoria ci accompagni per tutta la Quaresima. Sia fatta la tua volontà. Proprio quando la nostra vita va storta, quando ci sembra di non riuscire più a controllare nulla, quando ci sembra che le cose stiano andando a rotoli, in quel momento avere il coraggio di recuperare la pace dicendo: sia fatta la tua volontà. Giona ha dovuto lottare contro se stesso, ha dovuto lottare contro la morte, contro l'esperienza della morte, ha dovuto mettersi contro Dio per poter comprendere che soltanto quando ti consegni a questa volontà trovi pace. Ecco la pagina del libro di Giona che abbiamo ascoltato questa sera. Inizia esattamente da un secondo capitolo della sua vita. Ha fatto l'esperienza della conversione, ha cambiato dentro di sé una convinzione, la convinzione che non soltanto deve ascoltare questa parola di Dio, ma deve anche assecondarla, che non soltanto deve sapere che cos'è la volontà di Dio, ma deve cercare di vivere secondo questa volontà di Dio. Eppure non è complessa, non è complicata questa volontà di Dio. Gli dice semplicemente di andare in una città immensa, grandissima, viene detto che Ninive è così grande che per poterla percorrere tutta c'è bisogno di camminare per tre giorni.
per 3 giorni di seguito per poter attraversare tutta Ninive. Immaginate quanto esagera la Bibbia per parlarci di questa città, che rappresenta che cosa se non tutta l'umanità, che rappresenta che cosa se non ogni esperienza dove c'è l'uomo, dove c'è l'umano. E quali sono le parole che Giona usa? Qual è l'argomento convincente? Che cos'è che lui usa come la parola forte che può cambiare il cuore di queste persone? Che cosa si inventa? Qual è la tua performance? In realtà dice qualcosa di così banale. Gira per questa città gridando come un pazzo: ancora 40 giorni e Ninive sarà distrutta. C'è un'esperienza raccontata negli Atti degli Apostoli, pochi istanti dopo la Pentecoste. Voi sapete che il giorno di Pentecoste nasce qualcosa di nuovo, nasce la Chiesa. E questa Chiesa, che era già nata dalla croce, a un certo punto viene fuori, diventa visibile. Perché? Perché lo Spirito Santo scaraventa fuori dal cenacolo Pietro, Giacomo, Giovanni, tutti gli apostoli. Li scaraventa fuori da quella paura. Loro erano chiusi lì, in quel cenacolo, perché avevano paura di essere ammazzati. Lo Spirito Santo li tira fuori con coraggio, li manda. E la prima predica pubblica che Pietro fa, la fa in piazza, davanti a tantissime persone di diverse nazionalità. E Pietro dice una parola semplicissima e purissima, senza diplomazia: quel Gesù che voi avete crocifisso, quel Gesù che voi avete scartato, Dio lo ha risuscitato. E negli Atti degli Apostoli viene appuntata questa cosa. Al sentire queste parole, sentirono tutti trafiggersi il cuore. Ecco che cos'è la conversione. La conversione è sentire a un certo punto qualcosa che ci trafigge il cuore. E uno si domanda: sì, è d'accordo con lui, ma dove è Pietro questa sera che ci dice una roba del genere? Sarai forse tu? No, non ho questa presunzione. Sapete come il Signore ci converte? Permettendo che dentro la nostra vita accadano delle cose che riescono a trapanare il nostro cuore di pietra e a toccare il cuore di carne che è nascosto dietro quella polvere che ci siamo costruiti intorno al cuore per difenderci, per non soffrire. Allora, è perché forse ti sei innamorato di qualcuno, perché ti è capitata una cosa meravigliosa, che ti senti il cuore trafiggere, o perché hai perso quel cuore, o perché soffri per una cosa che è accaduta, o per un evento, per un tramonto, per una pagina, per un amico, per una persona, per uno sguardo, per un canto. Il Signore può usare qualunque cosa, anche la più banale, per trafiggerci il cuore, cioè per ricordarci che non il cuore di pietra, ma il cuore di carne, ci ricorda davvero chi siamo e dove stiamo andando. Allora noi possiamo avere la pretesa di capire che cos'è la conversione se ci arrendiamo a lasciarci trafiggere il cuore da qualcosa che è successo dentro la nostra vita. Siamo spaventati dalla gioia, siamo spaventati dall'amare qualcuno, così come siamo spaventati quando ci manca qualcuno, quando soffriamo per qualcuno, quando incrociamo una tragedia, qualcosa che non sapevamo nemmeno che esistesse. Ecco, proprio in quel momento dentro di noi scopriamo un'umanità che non sapevamo di avere. Sentiamo il cuore trafitto, il cuore trafitto. È come se la vita ci ricordasse che noi in un certo senso siamo umani. Voi sapete, tra qualche giorno ci sarà l'anniversario del terremoto dell'Aquila, il sabato. Saranno 10 anni da quel 6 aprile del 2009 che ha sconvolto la città dell'Aquila, tutto il territorio, eccetera. E proprio a partire da quella notte ho capito questo. Quella notte mi ha trafitto il cuore. Quella notte ha trasformato completamente la mia vita, ha fatto un buco dentro la mia vita, ha creato un vuoto, una mancanza. Tutti siamo spaventati dalle ferite, ma non riusciamo a capire che forse il meglio della vita certe volte passa solo attraverso una feritoia, una ferita, una mancanza, che soltanto quando tu ti accorgi non puoi scappare davanti all'esperienza di sentirti, di essere umano, che cominci
cominci anche a sperimentare qualcosa della vita che fino ad allora pensavi di aver capito, ma in realtà non avevi capito assolutamente niente. Credo che questo sia il motivo del perché quando Gesù appare ai suoi discepoli da risorto, per farsi riconoscere dai suoi discepoli, mostra le mani, i piedi, il costato, mostra come carta d'identità le sue ferite. Fratelli miei, vorrei dirvi questa sera che la nostra carta d'identità è quello che noi non vogliamo tutta la nostra vita, noi vorremmo sbarazzarci delle nostre ferite. Vorremmo sbarazzarci dei chiodi che in qualche maniera hanno trafitto la nostra vita. E se invece il meglio della vita passa proprio attraverso tutto questo? E se noi invece di scappare dalle nostre ferite cominciassimo ad accoglierle? Ecco dove volevo arrivare. Scappare dalla volontà di Dio può essere una questione molto teorica. Concretamente, a volte la volontà di Dio passa attraverso l'esperienza della nostra umanità. Dove noi tocchiamo la nostra umanità? Nelle nostre ferite. Quindi tutte le volte che noi scappiamo dalle nostre ferite, o peggio, cerchiamo di colmare quelle ferite, di riempirle con qualcosa, noi non capiamo più niente della vita e non capiamo più niente della volontà di Dio. La nostra più grande conversione invece è fare spazio a quei buchi, fare spazio a quelle ferite. Accogliere che forse la mia famiglia non è stata la famiglia migliore del mondo, accogliere che quel padre non è stato il miglior padre, che quell'amico tradendomi ha segnato indelebilmente la mia fiducia negli altri, che l'incontro con quella ragazza, con quel ragazzo, con quella materia, insomma tutte quelle esperienze che della vita ci hanno fatto sentire vivo, viva l'esistenza, non sono cose che dobbiamo mettere in un cassetto. E non dobbiamo dire questa volta ci siamo lasciati fregare ma non succederà più. Perché soltanto dall'accoglienza della nostra umanità noi riusciamo a capire anche qualcosa di Dio e della sua volontà. Ecco perché davanti a una parola così semplice, ancora 40 giorni, Ninive sarà distrutta, e se spostiamo la nostra attenzione agli Atti degli Apostoli potremmo dire, come vi dicevo prima, all'udire queste parole si sentirono trafiggere il cuore, ecco, in quel momento capita qualcosa che sconvolge lo stesso giorno.